domanda che sto per farvi, che non è una domanda, secondo me è la domanda. Ma fa più vittime il coronavirus o il lockdown? Cioè, mi spiego meglio. Moriamo di più per colpa di questo virus maledetto o per colpa del fatto che non uscendo di casa non generiamo soldi, la nostra famiglia muore di fame, ci suicidiamo, depressione? Cioè, fa più vittime il Covid o la chiusura di tutto? Vi siete mai fatti questa domanda? Io non l'ho mai sentita in televisione da nessuno, eppure qualcuno se l'è fatta questa domanda, perché quando hanno deciso di riaprire tutto avranno detto, beh, è meglio che qualcuno in più muoia di coronavirus rispetto che lasciare gli italiani senza soldi. Quindi preferiamo dar vita all'economia piuttosto che preservare apparentemente la vita dei nostri cittadini. E capite che giocare con la vita delle persone non è il massimo della vita, scusate il gioco di parole. Ma io ho una soluzione, e la soluzione ce la deve dare lo Stato. Perché lo Stato è molto intelligente, molto veloce, molto arguto a recuperare i soldi che i contribuenti in qualche modo devono versare nelle casse dello Stato. Ma in questo caso deve essere ancora più veloce, ancora più intelligente, ancora più arguto nel capire là dove c'è bisogno di un aiuto. Perché le persone si stanno uccidendo. E se non lo fanno oggi, lo fanno a gennaio. A dicembre ci saranno milioni di licenziamenti quando finiranno le casse integrazioni. Le aziende falliranno, la gente sarà a casa. E allora che cosa succederà? Lo Stato deve intervenire. Quindi non voglio discutere sull'apertura, chiusura, discoteche, ristoranti. Tra l'altro ognuno dice la sua anche su quell'argomento. Io voglio discutere su quello che per me è focale, che è la vita delle persone. Quindi non bisogna scegliere tra il coronavirus